condivisione. Dal metodo consegnatoci dal femminismo marxista e la rottura, di cui abbiamo discusso con Anna Curcio, sino alla necessità di leggere Marx per andare oltre Marx, con Silvia Federici. Dall'imprescindibilità di fare riferimento al pensiero di Spivak e di Butler, di cui abbiamo parlato con Sergio Adamo, sino alla traiettoria di anticipazione del futuro, fatta propria da Federica Timetu e Isabella Pinto con il femminismo multispecie. Dalla relazione tra corpi, spazi e movimenti con Serena Alcuire e Federica Castelli, sino alla centralità dell'intersezionalità con Marie Moïse, fino alle pratiche di decolonizzazione con Rachele Borghi e il femminismo dell'arte contemporanea nell'ultimo incontro con Elvira Vannini ed Elena Como, questo spazio crediamo abbia offerto prospettive e traiettorie ricchissime di pratiche e di saperi. Perché ripropongo qui così brevemente la carrellata di temi di questo percorso collettivo che è stato questo seminario? Perché, come abbiamo scritto in un post qualche giorno fa dalle nostre pagine, insomma, dalla pagina del seminario, il 22 aprile purtroppo Lidia Curti ci ha lasciate. Lidia Curti è stata tra le prime a sviluppare in Italia gli studi culturali e postcoloniali, è stata una voce centrale per gli studi femministi, per gli studi di genere ed è stata davvero una studiosa infaticabile, è una figura fondamentale per tutte e per tutti noi. Female Stories, Female Bodies, Narrative, Identity and Representation, la voce dell'altra, scritture ibride tra femminismo e postcoloniale, e la curatela, femminismi futuri, teorie, poetiche e fabulazioni sono soltanto alcuni dei testi di Lidia Curti, che Lidia Curti ci ha donato e nei quali attraversa questa relazione tra donne e corpi territori, nei quali aveva già trattato o stava trattando moltissimi dei temi che noi abbiamo attraversato nel corso di questi incontri, di questo ciclo di seminari. Per cui ecco oggi, per concludere questo ciclo, io insieme a Giulia Desfuques, che è qui e che saluto, professoressa di geografia presso l'Università degli Studi di Palermo, abbiamo deciso di dar vita a questo incontro. Un incontro che è un omaggio a Lidia Curti, appunto, come dicevo, imprescindibile a nostro parere per concludere questo ciclo di incontri, un ricordo, ma soprattutto un omaggio a Lidia, alla sua grande produzione. Alla sua capacità di stare accanto, di cui parleremo oggi, e alla sua capacità di leggere, ma soprattutto spesso di anticipare le complessità, donandoci anche un metodo che è un po' anche quello su cui intendiamo riflettere. Per cui ecco, io ringrazio davvero tutti e tutte quelle che sono collegati per appunto seguire con noi questo incontro. Per il momento mi taccio, do subito la parola a Giulia Desfuques. Ancora una volta, grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Gabriella per questa introduzione, grazie per diciamo, questo bel consesso di avermi invitato. Allora, prima di iniziare, vorrei dire come è nato questo incontro. Gabriella vi ha un po' raccontato, ma insomma, non ha detto quello che ha vissuto lei. La ricostruzione probabilmente delle nostre versioni potrebbe essere vicina, ma non identica. Parto con la mia, poi lei se lei vorrà dirà la sua. Nell'ottobre del 2019 avevo da poco preso le redini del dottorato di studi culturali europei, ex oggi scienze della cultura, e avevo pensato di inaugurare il mio coordinamento con un argomento, con un seminario che, insomma, che era molto vicino ai miei temi, e l'avevo chiamato Geografie degli studi culturali, questioni mediterranee. In quell'occasione avevo invitato Lidia Curti e Ian Chambers. Li ho fatti lavorare moltissimo e me ne scuso oggi, poveri, ma loro non si sono lamentati mai. Infatti, il pomeriggio del primo giorno, dopo che Lidia aveva fatto aveva fatto il suo seminario, abbiamo dedicato un'intervista a entrambi al loro rapporto con gli studi culturali. La prima domanda era appunto sul loro incontro col CEI, Centro, che è veramente un incontro con i grandi degli studi culturali di Birmingham al pari di loro. E infatti, per chi come me pensa che il centro di Birmingham sia un luogo da cui è necessario passare per capire gli studi culturali, forse potete capire l'emozione di allora. Quell'intervista è stata il motivo dell'organizzazione di questo incontro. Purtroppo però chi aveva fatto le riprese non ha più ritrovato la cassetta, dunque quell'idea dell'omaggio che era nata appunto da una mia proposta a Gabriella era, diciamo, svaniva. Tuttavia svanivano appunto la voce, il pensiero di Lidia, che però piace pensare che siano momentaneamente perduti e che prima o poi
la cassetta salti fuori. Il nostro seminario invece era già stato annunciato, quindi si trattava, malgrado noi, di metterci in primo piano. Allora, pensando a come impostare il seminario di oggi, ho ricordato una citazione di un documentario di Trinninà che pensavo fosse perfetta, però poi, l'ho, rileggendo il libro La voce dell'altra di Lidia, l'ho trovata lì dentro e questa coincidenza mi ha fatto veramente sorridere. La citazione diceva «I do not intend to speak about, just speak near me», che tradotto in italiano fa «non intendo parlare di, solo parlare da presso». Ora, iniziare con questa affermazione non solo dice del mio posizionamento, ma ci proietta immediatamente dentro la metodologia che Lidia pratica. Infatti, quando decidi di parlare near me, da presso, come lo fa Lidia, piuttosto che parlare di, lasci aperto uno spazio di rappresentazione, poiché non parli a nome di qualcuno al posto o sopra. Parlarne in questo modo significa far rimanere l'altro, anche della sua assenza, il suo silenzio della non presenza, ma significa anche far rimanere intatta la sua visibilità che è data dalla sua scrittura, dagli scambi che hai avuto con lei. L'essere qui oggi, dal mio punto di vista, quindi forma una catena tra me, il pensiero di Lidia e quelle che io chiamo le sue donne, cioè le artiste, le scrittrici di cui lei ci ha scritto e con cui abbiamo tanto imparato. Insomma, è come dire una narrazione e pensieri di donne, di donne, di donne. Se c'è dunque una delusione vostra e mia del non potere vedere e ascoltare le parole di Lidia, ci rimane, e queste sono state le ragioni del seminario, il sentire. Il sentire nel suo doppio significato ci permette di recuperare il discorso scientifico insieme a quello della passione e dell'impegno della ricercatrice. È una sferzata, un primo colpo all'idea che il discorso scientifico si fondi sul razionale, cancellando l'empatia. Vi sembrerà un discorso scontato, ma accademicamente ancora non lo è, forse non soltanto accademicamente. Allora, quali sono i temi di Lidia? Ovviamente non ho né la pretesa di individuarli tutti, né di riassumerli, però ho preso quelli che più risuonano col mio essere geografa culturale e proverò a seguire un filo tra le sue domande e i pensieri che essi mi hanno messo in moto. Cos'è la scrittura femminile? Cosa c'è dietro lo schermo della rappresentazione che va a braccetto con chi sono io, chi è l'altra, ma anche dove sono io? E allora, cos'è la scrittura femminile? Lei lo dice in La voce dell'altra e vorrei citare le parole di Lidia. Muovendo dalla critica femminista e dal suo incontro con le principali correnti critiche della modernità, esploro una scrittura ai confini, tra maschile e femminile, corpo e anima, bianco e nero, in storie popolate di personaggi femminili e al limite tra generi, lingue e linguaggi diverse. In essi si ritrovano innesti e metamorfosi, invenzioni di genere, figure androgine in un paradiso di identità contaminate tra mondo animale, vegetale e umano. Ecco, in queste esplorazioni della scrittura di confine, ai confini, emergono alcune parole chiave che segnano la rotta della riflessione. La scrittura femminile è sopravvivenza e resistenza, legame col corpo, lotta contro l'invisibilità e il silenzio. Prima però, o comunque apriamo questi fili delle parole chiave, introducendo il rapporto che c'è tra la scrittura e la ricercatrice, tra la scrittura e la traduttrice. Vorrei dire che per me fanno due lavori molto simili, entrambe infatti traducono parole e pensieri. Ora sembrerebbe questa forse una contraddizione con quanto detto all'inizio, ma non lo è e bisogna capire come intendiamo tradurre, in che maniera intendiamo tradurre. Spivak sostiene che tradurre sia una semplice mimica della responsabilità verso la traccia dell'altra nel sé. Dunque la lingua diventa una traccia delle nostre capacità di agire di genere. Seguire questa traccia significa sottrarsi alla traduzione logica, cioè all'artificio dello scorrevole del testo, del portare il testo a casa, per, come dice Spivak, arrendersi al testo.
cioè arrendersi al testo come avere cura del silenzio tra e intorno alle parole. L'arrendersi è infatti il primo atto di incontro-scontro con l'alterità, se vogliamo, con quell'insopportabile differenza dal sé. Allora, perché Spivak? Beh, perché nell'intervista palermitana Lidia le ha dato un posto importante nella sua formazione. Infatti, lei, proprio Lidia, dice che ha imparato ad avvicinarsi attraverso Spivak alla letteratura delle subalterne. Ecco, io credo che proprio Spivak sia stata qualcuno che ha davvero introdotto molte femministe all'interno del mondo della subalternità, in cui nel suo lavoro si ha provato a minare quella letteratura raccontata solo attraverso la versione maschile. E allora, perché la letteratura? Perché è importante per me che sono geografa? E qui, diciamo, bisogna risalire un po' a quello che è stata la frattura tra Spivak e i subaltern studies di cui lei faceva parte, perché, diciamo, nel postcoloniale sembrava non esserci posto per le donne, cioè nel raccontare questa storia postcoloniale indiana. Infatti, lei dice, troviamo solo maschi negli archivi, gli archivi sono maschili. E le donne possiamo trovarle attraverso le loro storie, le loro narrazioni, le loro scritture, dal rapporto che c'è tra le storie e la storia, quella con la S maiuscola. Quindi nella letteratura la voce della subalterna trova lo spazio della soggettività. Le autrici e le lettrici, grazie all'immaginazione di questo spazio, dice Spivak, possono stare in un luogo che non è il sé. Beh, a me sembra che questo luogo sia quello che emerge con maggior forza negli scritti di Lidia. Uno sguardo originale, poco praticato, credo, dal mainstream dello spazio alterno della letteratura. Nel suo approccio introspettivo e psicanalitico ho ritrovato spesso un eco di Monique Wittig. Lidia non la cita, non so neanche se le piacesse, ma quello sdoppiamento del femminile di cui parla, che analizza appunto in varie opere, nelle varie opere, mi sembra molto vicino alla dichiarazione di Wittig del «siamo tutte lesbiche». Cioè una dichiarazione all'epoca scandalosa, oggi forse in parte pure, non lo so, di sottrazione dall'essere l'altra metà del mondo, dall'esistere solo in relazione al maschile. Ecco, il discorso sulla traduzione, come abbiamo visto, apre molti spunti di discussione. Vorrei però spostarmi su un terreno più riconoscibilmente geografico, e cioè cosa succede quando la scrittura di confine approda sulle nostre sponde e con essa ovviamente anche le protagoniste. Dal mio punto di vista i lavori di Lidia tengono insieme i due aspetti costantemente. Non è un caso infatti che nell'incontro palermitano, a cui ha dato titolo Cartografie femminili di un'altra Italia, ci trasporti dentro il mondo della diaspora in Italia, mostrandoci quell'oscillazione dell'identità attraverso le traduzioni invisibili, traduzioni per decifrare il mondo, controstorie, potremmo dire, di voci diasporiche che sono tracciate come geografie di un'Italia che emerge e porta con sé i suoi fantasmi. Il fantasmatico è un altro motivo che mi lega alla sua scrittura. Credo infatti che in quel rapporto erotico di cui parla Spivak a proposito della traduzione rimanga qualcosa nella lettrice, un eco che, come dicevo prima, parli di quella responsabilità verso la traccia dell'altra nel sé. Ecco, credo che Lidia questa responsabilità l'abbia davvero praticata. Un altro aspetto più geografico riguarda l'interesse di Lidia nel prendere posizione su come chiamare la nostra società attuale, perché come sappiamo i nomi sono importanti. Lei dedica un paragrafo in un suo libro che intitola Oltre il multiculturale. Ecco, la parola è multiculturale, il concetto è multiculturale, che è una parola difficile perché ambigua. È frutto, come lei scrive, cito,
in gran parte delle dominazioni coloniali, però allo stesso tempo è stata speranza o sogno di una società ispirata a criteri di accoglienza e solidarietà, fondata sull'ideale della diversità come lievito positivo e componente vitale della nostra modernità. Difendendo in qualche modo questo concetto, Lidia lascia poeticamente intatta tutta la sua complessità. Non lo butta via, perché crede che in ogni sistema gerarchico ci siano delle crepe e in quei luoghi la voce della subalterna può forse parlare. La questione quindi si sposta dal diritto di parola, no? Può la subalterna parlare, di Spivak, a quello del può essere ascoltata? Ora, il lavoro della ricercatrice femminista, come l'è stata Lidia, ha come compito l'accompagnare questa lotta contro l'invisibilità e il silenzio. È un supporto indispensabile a ricordare che le loro voci infrangono il canone, mostrando la trasformazione dell'alterità esotica in istanza attiva e potente. La voce delle subalterne ibrida le frontiere del domestico. Quando parlo di domestico intendo sia l'accezione del nazionale, che è avvenuta parallelamente al subalterno, ma anche quella invece unicamente della subalterna, che è quella della casa. E allora cosa c'è dietro lo schermo della rappresentazione? Nel porsi questa domanda, Lidia scarta subito la possibilità di dirsi unica e parla piuttosto di soggettività spezzate e vaganti. Ora vorrei per un attimo concentrarmi qui su come il concetto di identità venga così messo in crisi e vorrei farlo però un poco con i miei strumenti, diciamo, per provare a fare questo parallelo tra, diciamo, il mio percorso è quello di Lidia. E proprio questa messa in crisi per me è molto vicina a un certo pensiero femminista LGBTQ, scusatemi, non sarò precisa, ma insomma non credo che sia così importante, per cui eventi come la sfilata del Pride mostrano in maniera lampante il livello della destrutturazione di qualsiasi identità. Il poliformismo performato attraverso il serissimo gioco dell'identità turba l'ordine sociale al pari della femminilità indossata come maschera per sottrarsi all'essere oggetto, rimosso dal proprio contesto ed esibito altrove con un netto cambiamento di significato. Le voci subalterne, al pari del mondo LGBTQ, condividono questo senso di dislocazione, quello che tra. È in questa liminalità che le donne che vivono più culture sono le protagoniste di una diaspora etnica, culturale e identitaria, la cui traccia sto cercando, diciamo, ripercorrendo i lavori di Lidia, di delineare. Dentro, diciamo, questo ragionamento, uno dei punti centrali è quello appunto di studiare queste voci di scrittrici di diaspore prima lontane e le vicende della schiavitù narrate da Toni Morrison in Amatissima, poi anche quelle più vicine, le parole di Assia Gebare, qui siamo in Nord Africa, o ancora soltanto voci marginali come quelle indiane di Mashweta Devi. A cavallo dei due ultimi secoli arrivano le storie delle donne della diaspora che vivono in Italia e Curti ci si fa soffermare su un aspetto ancora troppo trascurato di questa storia di queste donne. Infatti anche per l'Italia si dovrebbe parlare di un ritorno nel fenomeno di una certa migrazione, cioè un flusso inverso a quella della colonizzazione, ci avverte. Questo rimosso, che ne deriva appunto, è scritto sui corpi, sulle scritture femminili delle nostre scrittrici, delle loro storie che raccontano la scoperta irriducibile della differenza. Ma torniamo al legame tra scrittura e corpo, quando quest'ultimo assume la cifra dell'indicibile. Per cui ricorriamo alla celebre frase di Toni Morrison, «It was a story not to pass on». Non era una storia da tramandare, non era una storia da tralasciare, così viene tradotto. Allora, questa dislocazione, dal mio punto di vista, in questo
frase diventa una condizione, si resta sospesi in uno spazio in cui stanno gli schiavi e i fuggitivi di ieri e oggi, cioè quelli che chiamiamo migranti oggi, l'Atlantico e il Mediterraneo. Infine, su questo argomento posso dire che mi sono domandata se Lidia avesse voluto costruire come una sorta di genealogia, che attraverso la scrittura sarebbe stata capace di costruire un controarchivio culturale delle rappresentazioni possibili. Un controarchivio perché piuttosto che la figura prodotta dell'assioma dell'imperialismo o dell'impossibilità di liberarsi, Lidia segue la traccia della rappresentazione della sofferenza. Ed ecco che le eroine di questa rappresentazione della sofferenza, dei romanzi, delle novelle, dei racconti, per eccellenza possono dirsi essere l'agency di Sete in Amatissima o di Draupadi nel racconto appunto di Mashweta Devi. E quello che è interessante è che prima ancora di porsi dentro una dimensione etica, vi è una dimensione politica. Vorrei riprendere adesso un brano di Mashweta Devi che tra l'altro Lidia cita. Draupadi è ora in piedi davanti a lui, nuda, le cosce e il pube chiazzati di sangue rappreso, i seni, due ferite aperte. Il corpo nero di Draupadi si fa ancora più vicino, scosso dal tremito di una risata primitiva, assolutamente incomprensibile a Senanayak. Senanayak, il cui nome è il significato, cioè ufficiale dell'esercito, è, come dice Spivak, colui che maggiormente si approssima allo studioso del primo mondo che va in cerca del terzo mondo. Il suo progetto interpretativo e lo è tanto quanto noi donne del primo mondo pensiamo di salvare quelle del terzo, per come diventando esse simili a noi. È dunque un'accusa quella di Devi a questo femminismo internazionale quando si fa soggetto di conoscenza e di aiuto. Dunque, come se Senanayak, che per catturare Draupadi si identifica con lei, l'altra per noi è un oggetto di ricerca. E qui Lidia è molto attenta e accurata nel raccontare con le sue parole questo aspetto, questa pericolosità, che riprende anche, diciamo, da una certa lettura di Spivak, proprio all'interno del suo studio più particolare su Devi, come lei stessa dice. Dunque, continuando, diciamo, questa suggestione di Mashweta Devi, il rifiuto di coprirsi davanti alla richiesta del suo torturatore, no? E la sua risata sfida, sfida le certezze di Senanayak. Draupadi non agisce, eppur non agendo agisce e Senanayak entra in crisi. Si riempie di paura rispetto a questo inaspettato, tanto che non riesce a pronunciare, come ci racconta Devi ovviamente, cos'è questa cosa. Ed è lì che Draupadi si avvicina e risponde: l'oggetto della tua ricerca. Ora, in quel far vedere l'oggetto della ricerca, Draupadi sposta fin anche il sentimento del terrore e si sottrae dall'essere oggetto e nella sua soggettività il corpo martoriato, torturato, diventa strumento di offesa. Mi sono chiesta perché Lidia Curti è così interessata alla tortura, all'indicibile, a entrare dentro questo orrore. È una domanda a cui non so dare una risposta, perché è una domanda che in qualche modo, lo ammetto, affascina pure me. Cioè provare a capire attraverso l'indicibile qual è, diciamo, il rapporto, qual è la posizione del femminile. E andiamo ad Amatissima. Ovviamente
con Amatissima parliamo del tema della schiavitù. L'ho lasciata per ultima perché l'opera di Toni Morrison è stata al centro delle mie riflessioni più di Mashweta Devi, a cui però forse devo moltissimo, anzi potrei dire che ho cominciato a occuparmi della subalterna proprio con Mashweta Devi. E vorrei iniziare parlando di Toni Morrison in una sua intervista con Paul Gilroy, cito: «La vita moderna comincia con la schiavitù. La schiavitù ha spezzato il mondo in due. L'ha spezzato in tutti i modi, ha spezzato l'Europa, li ha fatti diventare qualcosa d'altro, li ha resi padroni di schiavi, li ha resi pazzi. Non puoi farlo per 400 anni e non pagarne il prezzo. Dovettero disumanizzare non solo gli schiavi, ma anche se stessi». Ecco, questa intervista ha cambiato molto la mia prospettiva rispetto al fenomeno migratorio. Cos'è il fenomeno migratorio? Cos'è la migrazione? Siamo davvero in grado di parlarne? Oppure, come io penso, e rileggere Lidia mi ha ulteriormente confortato, noi stiamo parlando di qualcosa d'altro, per esempio di disumanizzazione. È stato l'inizio di una riflessione che coinvolgeva anche il mio modo di vedere le cose e anche eticamente mi sono posta a chi racconto queste cose. Mi sono convinta di dover cambiare linguaggio, uscire da un'aula universitaria, e questo mi ha condotto a misurarmi con un linguaggio della performance teatrale. E infatti è l'Europa disumanizzò se stessa, è diventata, diciamo, una performance teatrale. Ed è stata qualcosa di importante per me, perché è nata anche da un evento. Il 15 agosto del 2013 ho assistito e partecipato a uno sbarco. Volevo raccontare quell'incontro sulla spiaggia siciliana e i metodi imposti dalla governamentalità, il rendere subito gli arrivati confinati. Infatti il primo atto delle forze dell'ordine era stato costruire un'area definita che segnava un dentro e un fuori, un noi e un loro. E non è un dettaglio, dal mio punto di vista, ricordare che la delimitazione dell'area attraverso la cordicella era attraversata dalla discontinuità terra, mare, barcone. Volevo mettere quindi in parallelo i temi di Amatissima con la situazione del Mediterraneo. E la struttura del libro mi aiutava. Infatti nel libro Toni Morrison la trama non è lineare, ha voluto saltare e far vedere le protagoniste e i protagonisti tra un passato fatto di schiavitù e un presente di donne libere. E poi nuovamente la tragedia, quella tragedia che è strategia letteraria e serve a far affiorare piano piano i ricordi e suggerisce che si siano troppo dolorosi per poter essere raccontati tutti insieme. Infatti Sete, pur di non far tornare nella schiavitù i suoi figli, prova ad ammazzarli tutti. In realtà gli altri sono feriti, soltanto una, Amatissima, quella che dà il nome al libro, viene ammazzata. E con questo tema, che questo tema anche, no, dell'impossibilità di dimenticare, ma anche l'importanza del tramandare, questo mi lega, questo tema della memoria o rimemoria, a Lidia. Infatti Lidia scrive: è la revisione della storia, decostruzione ma anche ricostruzione di quel particolare coesione che si trova nelle pieghe della vita quotidiana, nei riti minuti che ne segnano i tempi, nelle prospettive magico-rituali attraverso le quali si filtrano i grandi eventi dall'interno dei familiari tra una generazione e l'altra. Rimemoria da libertà, ma allo stesso tempo produce il caos, perché le sue contraddizioni parlano del rapporto problematico tra le donne nere e la storia. Ecco, credo che, diciamo, dentro queste storie, che queste storie siano necessarie e che trovino
È importante continuare a costruire questo archivio di controstorie, come fanno Lydia Curti e Ian Chambers, in cui le storie sono un importante modo di decostruire l'oggetto della produzione di una rappresentazione che altrimenti diventa unica e poi realtà. E nel nostro caso è una possibilità di raccontare il Mediterraneo, scardinando un ordine che ha fatto apparire il sistema vero e ripescando invece queste storie collettive personali che evocano tutta una serie di, appunto, memorie. Dice Toni Morrison, rememory e disremember, che costituiscono da un lato una memoria soggettiva e dall'altro suggeriscono che la condizione di questa memoria provochi uno smembramento, una frammentazione, che è esattamente quel chi sono io e chi è l'altra di cui parla Lydia Curti. E dunque il soggetto del discorso vive questa memoria e questo smembramento. E il Mediterraneo di oggi? Il Mediterraneo di oggi, nonostante la sua esposizione mediatica, scusate, sta incredibilmente dentro queste categorie, ma è altrettanto però sospeso, come ci ricorda forse di più Ian Chambers, tra l'amnesia dell'indifferenza e l'anamnesi della storia clinica, cioè la voce diretta del paziente. Grazie, io ho finito e passo la parola a Gabriella per il suo pezzo. Grazie Giulia, grazie mille. Scusate, devo spegnere il microfono. Ecco, grazie mille. Io, a partire da questo intervento di Giulia, mi concentrerò brevemente e davvero in punta di piedi su due grandi temi che vorrei trattare e che appartengono alla produzione di Lydia, anche perché il mio incontro con Lydia è questo, cioè io l'ho incontrata in realtà durante un convegno che abbiamo fatto qui a Palermo, che era Resignification, e poi insomma in occasione di quella costruzione delle giornate di cui parlava Giulia prima, ma in realtà il mio incontro con Lydia è con la sua produzione e con i suoi testi, che per me sono stati e continuano ad essere davvero un costante riferimento, perché ci ritrovo davvero dentro tutto quello che si cerca, in tutto quello che cerco lo ritrovo dentro la produzione di Lydia, per cui proverò a costruire questo mio discorso attraverso due temi chiave, insomma, che ritrovo e che mi avvicinano molto a lei, e che sono da una parte il leitmotiv, diciamo, della scrittura nel pensiero di Lydia Curti, e dall'altra parte il metodo che ci ha insegnato, perché questo è un po' quello che davvero mi colpisce, rivedendo, insomma, rileggendola la sua produzione. Dunque, l'intersezione e l'intersezionalità sono dei temi chiave che abbiamo affrontato anche nel corso di questo seminario. E l'intersezione è stata per Lydia Curti, così come scriveva Marina Vitale in un articolo uscito sul Manifesto all'indomani della sua morte, l'intersezione è stata una pratica che Lydia ha perseguito in realtà in tutta la sua produzione, presagendola ma soprattutto anticipandola, scriveva Marina Vitale. E qui anticipazione è parola chiave. È parola chiave perché c'è un filo rosso che lega questi tre libri più celebri, insomma i libri principali di Lydia, per cui da Female Stories, Female Bodies, passa per La voce dell'altra e arriva fino all'ultimo testo curato da Lydia, che è Femminismi futuri, e che rappresenta appunto, secondo me, in questo passaggio dall'anticipazione in molti suoi scritti sino a questa proiezione sul futuro. Ed è un tema questo che attraversa per mezzo della scrittura sul corpo e del corpo come scrittura, delle geografie letterarie, delle voci femminili e delle fabulazioni. Già Giulia ne parlava poco fa, mi intreccio un po' al discorso che faceva lei prima, perché è una scrittura di quel vivere tra, quindi del vivere negli interstizi, e diviene anche lo strumento per superare ogni dicotomia, ogni tipo di binarismo e la moltiplicazione dei generi. E queste narrazioni del vivere tra gli interstizi si fanno corpo carnale, si fanno corpo della scrittura. Una scrittura che nel suo farsi corpo, scrive Lydia, diviene una pratica di resistenza, una pratica di sfida, di conflittualità,
perché è proprio in questi interstizi che emerge la possibilità di queste contronarrazioni, di queste pratiche altre, dei saperi altri, dei corpi altri, che dunque sfidano le relazioni di potere e diventano sovversione. Ecco perché lei scrive la scrittura femminile attraverso la frontiera tra libro e corpo e ci parla di questa presa di parola, di queste voci femminili, che dunque diventa conquista della parola, dell'immaginazione, della rappresentazione, della narrazione, già a partire dal racconto di Sherazade per arrivare fino alle voci della diaspora, che in realtà appunto, adesso su questo ci arrivo quando parlerò del metodo, in realtà Lidia suggeriva di chiamarle anche voci transculturali di oggi. Focalizzandosi quindi su questa importanza di introdurre l'invenzione nell'esistenza, come diceva Fanon. Questo lo dico perché, appunto, per costruire questo discorso, già a partire da Femal Baris, Femal Stories, Lidia si concentrava su questa messa in discussione del confine tra fatto e finzione, della frontiera tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Messo in discussione proprio dalla conquista, questa conquista dell'immaginazione, che dunque diventa un anello di congiunzione tra il reale e il mondo dei desideri e dei bisogni. Queste fabulazioni del femminile, come già le chiamava Lidia, ma che per chi ha seguito questo ciclo di seminari, è un termine, insomma, fabulazione femminile che le utilizzava ancora prima che irrompessero, no, nel lessico dei femminismi, soprattutto mediate dall'ultimo lavoro di Donna Haraway, ad esempio. Ma queste fabulazioni del femminile hanno decostruito un po' questo confine netto tra fatto e finzione, sfidando i modelli, attraverso quindi una commistione, una contaminazione del genere e dei generi, quindi sia quelli letterari che quelli dell'identità fluide. Assemblando e disassemblando spazi, tempi, linguaggi, lasciando così emergere molteplici storie e molteplici narrazioni. Questo, infatti, ecco, dicevo, la porterà a scrivere in questo testo, Femal Baris, Femal Stories, che è fatto e finzione, seppur differenti, sono in realtà aspetti cruciali della realtà. È un tema su cui insisto molto perché è un tema cruciale anche per capire quello che dicevo all'inizio, no? Questa traiettoria che ho rivisto. Di questo percorso in cui dall'anticipazione si protende verso la proiezione, appunto verso il futuro. Sulla base di questa traiettoria non sorprende dunque che le cose a cui stava lavorando Lidia nei suoi ultimi scritti erano proprio questa proiezione sul futuro in dialogo con le figurazioni FS di Donna Haraway, che abbiamo discusso in un incontro di questo seminario, quello sul femminismo multispecie, con Federica Timedio e Isabella Pinto, ma è un dialogo che lì in Femminismi Futuri è costruito, esita poi in questa curatela, appunto Femminismi Futuri del 2019, mi pare, che è frutto del gruppo di ricerca Femminismi Futuri, che è nato all'interno del Centro Studi Postcoloniali e di Genere dell'Università L'Orientale di Napoli. L'acronimo FS, lo dicevamo appunto la scorsa volta, attraversa tutto questo ultimo libro di Donna Haraway, che è Tulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, nella traduzione italiana, Staying with the Trouble, Making Kin in the Toulousine, nel titolo originale. Ed è un acronimo FS che sta per fantascienza, fabula speculativa, femminismo speculativo, fatto scientifico. È un metodo che Haraway elabora per restare a contatto con questo trouble, con questo problema di un pianeta danneggiato dall'imperialismo e dal colonialismo. Di un capitalismo estrattivo basato sul sistema della piantagione, nella riproduzione del sistema della piantagione. È dunque un modello di pratiche di condivisione e di pratiche di condivenire. Haraway lo scrive chiaramente all'inizio del libro: i fatti scientifici e la fabula speculativa hanno bisogno gli uni degli altri ed entrambi hanno bisogno del femminismo speculativo. E attorno a questi discorsi si costruì, attorno a questi temi, insomma, a queste spinte, insomma, a queste suggestioni si costruiscono i discorsi, gli interrogativi, le traiettorie e le prospettive di questa curatela, Femminismi Futuri, a cui sono molto, molto affezionata, nella cui introduzione Lidia scrive che si tratta proprio di un circuito cognitivo ed emotivo teso a costruire ponti verso un futuro femminista che non sia soltanto bianco occidentale, ma che superi frontiere temporali e spaziali, continenti terreni e astrali, aree diverse del sapere. Sto facendo questa introduzione su questo perché già qui c'è il mio dialogo con la produzione di Lidia e del mio incontro con Lidia, non soltanto per quanto riguarda
appunto i miei studi, le mie ricerche, come dicevo prima, il fatto che sia un punto di riferimento, ma anche per l'impegno militante nel femminismo, nell'impegno politico. Le sottolineo questi temi perché appunto anche nel corso di questo seminario ne abbiamo parlato tanto, perché sono temi che già erano anticipati, ma che appunto ci proiettano verso il futuro e che ci servono proprio da cassetta degli attrezzi, si diceva un po', si diceva prima Giulia. Da chi sono abitate queste fabulazioni che segnano questa linea di anticipazione e di proiezione verso il futuro nella produzione di Lidia Curti? Sono abitate da personaggi, da soggettività, da corpi che sono ibridi, sono fatti di innesti, sono fatti di metamorfosi, di assemblamenti, di disassemblamenti e di contaminazioni tra mondo animale, vegetale e umano. In queste fabulazioni femminili avviene la riappropriazione, avviene la risignificazione, avviene l'immaginazione e la narrazione di un corpo altro, di un corpo femminile che appare spesso come mostruosità ibrida. Di questa sovrapposizione tra scrittura, corpo e immagine, torno a quello che dicevo prima, di una scrittura che si fa corpo e di un corpo che si fa scrittura, lo diceva anche Giulia poco fa, ne troviamo una delle massime semplificazioni nel romanzo Amatissima di Toni Morrison. Recentemente mi sono occupata di una riflessione su corpi femminili mappati dalla violenza coloniale, ma che diventano anche cartografie di resistenza, cartografie del futuro, appunto. Delle figurazioni arboree nel romanzo di Toni Morrison, sino alle produzioni visuali dell'afrofuturismo femminista, e appunto anche qui chiaramente la riflessione di Lidia è stata un costante riferimento. In Amatissima, il personaggio della protagonista, Sete, appunto, diceva Giulia poco fa, è ispirato a Margaret Garner, una donna ridotta in schiavitù nel sistema della piantagione che uccide la figlia per sottrarla al trauma della schiavitù, per l'appunto, a proposito del legame tra fatto e finzione e tra fatto e fabulazione. Allo stesso modo, Sete riesce a tagliare la gola a Bilhad, quella figlia amatissima, cui taglia la gola per evitarle questo trauma della schiavitù, che è un trauma che è inciso sul suo corpo, sul corpo di Sete, che è un corpo trasformatosi in una cartografia della violenza, della schiavitù e della piantagione, che è incisa su di lei come una mappa in quanto donna schiava. È un corpo di cui viene privata, è la cui proprietà del padrone è incisa sulla sua pelle e da cui ne viene estratto ogni liquido possibile, dal sangue alle lacrime, sino al latte che le viene tirato via e le viene rubato con forza. È l'elemento liquido attraversa tutto il romanzo. La schiena di Sete però è un albero di ciliegio con il tronco, con i fiori, con i rami, che si dirama appunto un albero in fiore che attraversa tutta la sua schiena. In realtà quest'albero è frutto delle frustate ricevute a Sweet Home, nella piantagione di Sweet Home, per aver rivelato lo stupro subito, e l'albero di ciliegio rappresenta l'iscrizione, come dicevo prima, sul corpo di Sete di questa violenza. Ma il suo corpo, al contempo, il suo corpo mappato incarna e rappresenta questa rimemoria di cui Giulia parlava prima. Cioè la memoria soggettiva della violenza subita, di cui Sete ha coscienza e ricordo, anche se non vuole vederla, ma anche la memoria oggettiva, condivisa, resa visibile a chi si appresta a leggere questa iscrizione arborea sul suo corpo. In uno dei passaggi, a mio parere, è più belli nella voce dell'altra, quando Lidia analizza questa doppia funzione, diciamo, del corpo mappato da un albero di ciliegio di Sete, quella schiava così preziosa, da dover andare a riprenderla a tutti i costi, perché inoltre era l'unica a saper utilizzare l'inchiostro, che è un'altra liquidità del romanzo di Morrison. Lidia scrive che è un inchiostro che fluisce emblematicamente nella scrittura della sua discendente, Toni Morrison, per cui questo corpo diventa un corpo su cui è scritta la violenza, ma è anche un corpo che può scrivere, che può creare lo spazio della sopravvivenza e dell'esistenza. Nelle fabulazioni dei femminismi futuri, invece, Lidia scrive, i fantasmi diventano adesso quelli dei panorami terrestri, annichiliti dallo sfruttamento post-industriale, e i mostri si tramutano in esseri che occupano una nuova possibile società, socialità. Quindi la diversità trova un indice nel corpo femminile, che appunto qui diviene un corpo ibrido, mostruoso, cyborg, meccanico, che diviene nell'afrofuturismo femminista. Un corpo ibrido che rappresenta lo spazio intermedio tra il mondo che c'è, tra il mondo originario e il mondo da farsi. Con afrofuturismo, brevemente, ci si riferisce a un'area concettuale di espressione culturale delle culture afrodiasporiche, che si manifesta soprattutto nella science fiction, nella musica, nel cinema, nelle produzioni grafiche, artistiche, visuali.
seppur elaborando posizioni alquanto differenti, le espressioni dell'afrofuturismo sono accomunate dalla prospettiva postcoloniale, dalla prospettiva del postumano, ponendo come assunti fondamentali l'omologia tra schiavo, alieno e robot, l'esclusione dei neri dal discorso sullo sviluppo tecnologico e sul futuro, e questa presa di distanza dall'umanesimo. E rompendo con la categoria dell'umano, l'afrofuturismo si costruisce intorno alla centralità di questa memoria rimossa, di questa memoria negata della schiavitù, rendendola uno strumento di risignificazione, di immaginazione e di costruzione di futuri alternativi possibili. A partire dalle concettualizzazioni nate intorno appunto alla questione del postumano, del robot e dello schiavo, le produzioni afrofuturiste puntano a disassemblare, a riassemblare le categorizzazioni, le registrazioni, le narrazioni e le identità fisse. Per cui le opere di molte artiste contemporanee, questo Lidia lo scrive nel suo articolo all'interno del saggio, che appartengono al filone dell'afrofuturismo femminista, esprimono la contaminazione tra i temi chiave del primo afrofuturismo con questioni invece centrali del dibattito contemporaneo, tra cui le migrazioni, l'oppressione di genere e la devastazione ambientale soprattutto. Ne è un esempio l'opera dell'artista keniana Wange Chimutu, che non riesco a farvi vedere purtroppo, vediamo se posso recuperarlo mentre parlo, ora lo dico, che appunto interpreta l'estetica afrofemminista legandola ai temi dell'ecologia e del corpo femminile vero. Nella sua opera visuale, ad esempio The End of Eating Everything, c'è una figura composta da un volto di donna con una chioma tentacolare e il corpo costituito da parti umane, meccaniche e arboree, che è muta nella sua relazione nello spazio, per cui da questa convivenza armoniosa passa alla distruzione della natura e degli animali presenti, mentre il suo corpo muta pian piano in un ammasso di detriti e rifiuti infetti. Ecco, tra questi due corpi, appunto, tra questi due corpi mappati, tra queste scritture sul corpo e questi corpi scritti, da una parte l'albero di ciliegio inciso sulla schiena di sete nel romanzo di Toni Morrison rappresenta, appunto, come dicevo prima, la cartografia della violenza della piantagione della schiavitù, la cui lettura incorpora la rimemoria oggettiva e soggettiva, individuale e collettiva. Allo stesso modo, questo corpo femminile nero in quest'opera dell'artista Wange Chimutu, che è anche un corpo arboreo, un corpo meccanico, un corpo ibrido, che è fatto di assemblaggi tra animale, umano e vegetale, rappresenta le riproduzioni di questa violenza del capitalismo estrattivo e coloniale che è perpetuata contro corpi e territori. Al contempo, però, questo corpo mutante diviene anche una cartografia del futuro, un futuro che necessita di convivenze postumane, disassemblate, riassemblate, immaginate e risignificate. Ecco, questi sono alcuni dei temi cui mi sono dedicata ultimamente, per chi conosce la produzione di Lidia capisce anche perché queste mie riflessioni sono un dialogo continuo con lei. E arrivo brevemente al secondo tema che volevo trattare, ovvero il metodo che citavo all'inizio, che Lidia secondo me ci consegna. E che appunto lo citava anche Giulia prima, che è la politica, l'impegno politico che ha tracciato tutta la sua vita, non soltanto come militante del PC, ma anche nel suo impegno politico e culturale, quando negli anni 50 è una donna che va al Center for Contemporary Cultural Studies a Birmingham, dove Lidia apporta ad esempio gli scritti gramsciani e quindi questa politica e questo impegno politico. E come lei stessa scrive in un articolo, il ricordo di Stuart Hall, lì scrive ricordandolo che li ha uniti, tra le altre cose, il viaggio verso la rivoluzione, che all'inizio degli anni 60 non sembrava poi così lontana. E insieme però hanno imparato che la rivoluzione è un processo lungo che parte anche dalla contestazione dello spazio accademico, scrive di una serie di interruzioni e di irruzioni da compiere alla maniera di ladre e ladri nella notte, che nel presente recuperano il passato che non passa per guardare al futuro. Ecco, a mio parere il metodo che Lidia ci consegna è questo metodo di contestazione critica continua, di decostruzione dei saperi, dei poteri, a partire soprattutto da quelli che viviamo quotidianamente, da quelli che viviamo costantemente, come appunto per alcuni lo spazio accademico, e a decostruire anche noi stessi, a disimparare, a mettersi a critica, perché quando scrive di rimanere in disparte, dando spazio al silenzio necessario, all'ascolto delle voci subalterne, provando a non impedirne o appropriarsi della parola, che è una contraddizione in cui si può cadere, questo secondo me è il metodo che Lidia ci consegna, che è questo stare accanto, porsi accanto, pensandosi continuamente senza correre il rischio di oggettivarla la subalternità.
per cui ci metteva in guardia dal pericolo delle registrazioni fisse, dell'oggettivazione in un'etichetta calata spesso dall'alto, come ad esempio, sempre nella voce dell'altra, fa riferimento alle letterature migranti, perché lì si pone il problema, pone il quesito, quando perderà finalmente l'etichetta di migrante. Lei invece proponeva una lettura, una letteratura diasporica, forse che potesse unire insomma la letteratura postcoloniale in senso stretto a quella transculturale in genere o della migrazione. Ecco, quindi è un metodo che ci insegna a mettere in discussione il testo, la lingua, il canone, questa registrazione, a porsi in una posizione di ascolto e a mettere sempre in questione anche lo sguardo di chi osserva, il proprio sguardo di chi osserva, spiega, chiarisce, parla. A chiarire a se stessi all'esterno del proprio posizionamento e a stare attenti agli interstizi in cui si accumula il potere e quindi queste relazioni di potere e la possibilità di sovvertirlo. Faccio un esempio tra i tantissimi che potrei fare, sempre in Femal Studies, Lidia parla della critica agli studi culturali che nel momento in cui sono diventati un sapere istituzionalizzato sono caduti un po' nella contraddizione di diventare il centro, insomma, di perdere un po' quello che era all'inizio, il parlare dal margine per il margine, mentre dice che alla fine anche gli studi culturali hanno sofferto della medesima contraddizione nel momento in cui, che appunto è insita nell'istituzionalizzazione del sapere. Nel corso di questo seminario abbiamo parlato tantissimo del rischio di cadere in questa contraddizione e della necessità di decolonizzare il sapere anche per quanto riguarda il femminismo e di stare attenti a cadere nelle contraddizioni di un femminismo universalizzante che è basato su un soggetto universalizzante o del femminismo neoliberista che diventa brand o ancella del capitale. Mentre il transfemminismo prova nella sua pratica appunto intersezionale di puntare alla convivenza delle lotte anticapitaliste, ecologiste, transfemministe, un po' dei commons di cui parlava Silvia Federici in un incontro basato su un manifesto del movimento zapatista in cui si diceva un solo no ma molti sì appunto contro questa imposizione coloniale. Faccio questo esempio per dire appunto che il cadere in questi tranelli del privilegio e del potere è una cosa che ci circonda e che quindi il metodo di Lidia ci insegna a stare con gli occhi e le orecchie aperti. Lo stesso ovviamente può avvenire anche con l'intersezionalità, in un altro incontro ne abbiamo discusso a lungo sul fatto che rischia a volte nell'ambito accademico di essere un po' sussunta, di essere sbiancata e che elimina la problematizzazione della classe. Così come discutevamo con Mari Moise. Ecco, questi sono degli esempi che faccio a termine un po' di questo nostro ciclo di seminari per parlare, quando dico metodo che ci ha donato Lidia, intendo questo, con la sua riproduzione, questo continuo a interrogare, interrogarsi, questo continuo a decostruire e decostruirsi. Aggiungo un brevissimo passaggio e concludo. Torno all'acronimo FS di Haraway, che appunto dicevo sta per fantascienza, femminismo speculativo, fabula speculativa e fatto scientifico, e Haraway scrive che evoca un grande gioco della matassa. Con il gioco della matassa intende questo trasmettere e ricevere degli schemi, con la possibilità anche di fare degli errori, ma anche di costruire degli schemi nuovi, bellissimi, che prima non c'erano, ma che è un gioco basato continuamente sul dare e sul ricevere. E Haraway dice che anche la ricerca accademica e la politica sono fatte così, perché si svolgono tramite groviglie e zigzag che necessitano di passione e di azione, di momenti di stasi e di mosse improvvise, di ancoraggio e di slancio. Ecco, concludo con questo perché credo che con la produzione di Lidia, con il pensiero che Lidia ci ha lasciato e con tutti questi temi, ma appunto ripeto, con questo metodo di osservazione, quello che si può continuare a fare attraverso con la produzione di Lidia è questo grande gioco della matassa. Che possiamo continuare a fare con lei attraverso appunto i suoi scritti, i suoi balzi in avanti, queste sue anticipazioni e queste proiezioni verso il futuro. Io mi fermo qui, grazie, grazie mille per l'ascolto. Non so, io direi possiamo aprire il dibattito. Sì, no, volevo semplicemente dire qualcosa, nel senso che ho letto la chat dopo, insomma, dopo aver parlato, vedo insomma, le allieve e sono di Lidia e ringrazio, voglio ringraziare davvero Silvana per questa testimonianza
su quel seminario che ho ricordato, perché insomma mi fa piacere anche sentirlo da lei. Sì, non sappiamo come immaginare questo dibattito, ma è chiaro, ci farebbe piacere ascoltare degli interventi, dei ricordi o delle riflessioni semplicemente su quelle tracce, quei temi che abbiamo provato così a raccontare per ricordare una grande amica. Ecco, grazie. Sì, no, dicevo solo questo, grazie Giulia. Cioè, apriamo il dibattito, che però appunto non è un dibattito di domanda e risposta, ma appunto di condivisione a partire da queste due traiettorie che abbiamo dato noi. Per cui per chi è qui su Zoom può direttamente o scriversi in chat, insomma aprire il microfono e parlare. Per chi invece ci segue da Facebook potete scrivere i commenti direttamente sotto il video. E grazie ancora. Nell'attesa per rompere il ghiaccio, sì, ora Giuliana ti faccio parlare subito. Per rompere il ghiaccio stavo leggendo un commento che ha scritto Marina Vitale sotto la diretta su Facebook, scrivendo: bellissimo questo vostro omaggio che mostra la vitalità del messaggio di Lidia al di sopra degli steccati accademici e l'interconnessione tra ricerca e impegno politico e sociale. Bello anche il dialogo intergenerazionale che tanto stava a cuore a Lidia. Ti ringraziamo Marina per questo tuo intervento e lascio la parola a Giuliana Sorci. Buonasera, intanto grazie per questo bellissimo, questa traccia, ecco, per riprendere un po', diciamo, il linguaggio che avete utilizzato prima, che ha fatto che sia Giulia che Gabriella, devo dire molto, molto toccante e molto interessante, che apre una serie di riflessioni. Ecco, io appunto avrei più delle osservazioni, diciamo che delle vere e proprie domande. Mi ha molto colpito, devo dire, intanto partire proprio da quella posizione dell'essere accanto. Ecco, questo cambia veramente molto, questo posizionamento, non parlare sopra, non parlare a nome di, ma parlare accanto a, e a riflettere anche nel momento in cui bisogna capire quando bisogna tacere per lasciare spazio agli altri, affinché altri si prendano il loro spazio indipendentemente un po' dalle nostre posizioni. Questa è una rivoluzione, sia in termini scientifici, soprattutto io vengo dalle scienze sociali, amo molto gli studi culturali, ma vengo da un altro ambito dove noi spesso parliamo per il nome di altri, e questo già è importante invece. La parola delle soggettività, della loro soggettività che rappresentano se stesse, e non dai tu delle rappresentazioni di altri parlando a nome di altri, e questo ha una grandissima connotazione politica, e questo secondo me è un grandissimo contributo, appunto, che, come dicevate prima, Lidia ha saputo dare, decostruire per costruire qualcosa insieme, per rappresentare, io direi, anche non soltanto probabilmente il futuro, ma anche il presente. Si parlava prima di intersezionalità. Credo che sia un concetto veramente che in questo momento va molto messo in pratica ed ha un po' la svolta a quello che è un discorso tra un femminismo passato e un femminismo futuro, e un femminismo anche che sa guardare all'oggi. Ecco, tra poco io ho finito questo seminario, andrò a una marcia fatta proprio da quelle soggettività di cui parlava prima Giulia, di quelle soggettività che cercano degli spazi nell'intra, no? Questa dimensione qua, appunto data da un'aggressione che c'è stata a Palermo purtroppo qualche giorno fa, a danno di due omosessuali, la cui colpa era quella di tenersi per mano, comunque di essere se stessi, non di avere fatto qualcosa, ecco, essere se stessi. E quindi chiaramente è proprio questa intersezionalità che si sta riversando in tutte quelle soggettività che quella grandissima comunità, quelle soggettività che appunto politicamente, partendo da sé, partendo dai propri corpi, proprio come si diceva prima,
stanno portando avanti un atto politico, un atto di cambiamento attraverso questo, appunto, questa priorità e questa intersezionalità. Ecco, credo che questo sia veramente, da questo punto di vista, segni una svolta, e questo credo che sia stato uno dei grandissimi contributi che Lidia ha portato, come diceva secondo me bene Gabriella, anticipando ma guardando anche al futuro. Ecco, di solito sono due cose che difficilmente riescono a stare sullo stesso piano, ecco. E questo credo sia davvero un grandissimo contributo, è quello, un insegnamento che noi oggi, appunto, anche come femministe, comunque anche intergenerazionali, credo che dobbiamo prendere come insegnamento, ed è un'eredità che noi ci dobbiamo portare avanti e che soprattutto dobbiamo riuscire a mettere in pratica come pratica politica. Ecco, mi piaceva molto questo gioco, no, del sapere, decostruire saperi, costruire nuovi saperi, ma che comunque hanno sempre, che guardano sempre al cambiamento e che sanno parlare, appunto, che parlano e che sanno parlare e che guardano all'intersezionalità. Ecco, credo che questo sia davvero forse il contributo maggiore che Lidia ha saputo portare, e qui noi dobbiamo sentirci un po' eredi e praticarlo, appunto, nel nostro quotidiano, nell'oggi, guardando sempre, appunto, un occhio all'immediato, un po' all'infinito. Ecco, questo è quello che un po' volevo dire. Grazie. Grazie, Giulia, per questo intervento. Non aggiungo molto, ma credo che insomma, il punto sia esattamente quello che dicevi tu nel dialogo, insomma, nel rapporto con Lidia, è esattamente questo. Quindi grazie per questo intervento. Lascio la parola ad Alice Salimbeni. Grazie mille. Premetto che un paio di mesi fa Gabriella mi ha detto uno dei miei libri preferiti è Femminismi Futuri. Non so se l'hai letto e te lo consiglio vivamente. E quindi, insomma, mi sono molto emozionata nel sentire questa presentazione, anche perché conosco la tua affezione verso il lavoro di Lidia Curti. Ed è stato molto emozionante ascoltarvi. Infatti sono un po' in difficoltà come al solito, perché mi emoziono quando le presentazioni sono così ricche dal punto di vista emotivo e affettivo. Volevo solo dire una cosa. Io faccio un dottorato nell'ambito della geografia, e una cosa che mi ha colpito molto della vostra presentazione è che credo che la geografia debba assumere e imparare è il superamento dell'intersezionalità rigida della geografia. Voi avete parlato di Lidia Curti, del suo concetto di intersezionalità, che però è un concetto molto più fluido di quello che viene utilizzato per esempio nelle discipline della geografia urbana, ed è un concetto che ammette le differenze, ammette le soggettività, le tiene in conto. E credo che invece intendere l'intersezionalità negli altri modi in cui spesso la si trova intesa, quindi come categorizzazione della realtà che non ammette all'interno delle variazioni rispetto alle soggettività, sia un limite. E quindi volevo solo dire che secondo me una cosa che la geografia urbana può imparare da Lidia Curti è il fatto di strutturare le metodologie intersezionali però in questa maniera più fluida, così come lo intende lei, quindi in una maniera che va e viene fra l'intimità, il politico, fra le categorie, la soggettività, fra le differenze e le battaglie, e quindi chiamando in causa anche tutti quei discorsi legati al posizionamento, alla militanza. E credo che questo intervento che avete fatto, in realtà, a prescindere dallo spiacevole evento della morte di Lidia Curti, sia veramente una sintesi di questi seminari che ho seguito in gran parte, e penso che sia veramente la chiusa perfetta, non solo per ciò che è accaduto, ma anche per le tematiche che Lidia Curti ha affrontato, che tengono un po' assieme tutto, sono un ponte fra i diversi femminismi, i diversi modi di fare ricerca, le diverse metodologie di ricerca femminista. E niente, vi ringrazio per questo seminario. Vorrei provare a rispondere in qualche modo ad Alice. Io credo che il problema più grosso della geografia è una parola che c'è dentro questo ciclo di seminari e che secondo me è stata la meno analizzata da tutto il ciclo di seminari, e secondo me ha anche un perché. E la parola, il concetto è territorio. Perché il territorio non è lo spazio, non è il luogo, il territorio già è marcato politicamente, già è
parte di una strategia politica, diciamo, del governo, del potere, non in senso generale, ma in senso ben preciso. E quindi questo, diciamo, peccato originale, se vogliamo, della geografia, quando poi si sposa nella città con la pianificazione, diventa una tragedia, nel senso che come si fa a lavorare con l'intersezionalità quando invece nella pianificazione, tra le parole chiave, abbiamo il confine, no? La linea che separa le zone A dalle zone B e così via. E allora è proprio questo, secondo me, la sfida di chi si occupa di città, che è quella di provare a uscire da questa, da questa rigidità, da questo piano che ci dice chi siamo, no? Cioè ribellarsi in fondo a quella carta di Charles Booth dell'Ottocento in cui l'analisi sociologica veniva poi messa in carta e riassunta attraverso dei colori di chi era benestante per bene e chi era povero e malandrino, o non mi ricordo adesso qual era la vicious, era la parola, no? C'è quell'assurdità. Ecco, io credo che se vogliamo davvero imparare a controbattere questo tipo di cartografie, dobbiamo seguire un poco quelle cartografie che sono non rappresentazionali, quelle cartografie che fuoriescono, che cercano di spezzare quella logica e provare a guardare a questo territorio, a rifare, diciamo, ritornare indietro dal concetto di territorio a quello di luogo, anche lì non come, diciamo, magari si sente per chi non ha studiato geografia, il luogo è uno spazio chiuso, no, dentro, no, ma in quelle reti di relazioni dentro cui ti porta, per esempio con il suo esempio, la lettura del romanzo, la lettura che ne fa Lidia, per esempio, quando mette insieme quell'inimmaginabile, l'indicibile, quando mette insieme anche tutta una serie di sponde che diventano artistiche, sonore, e diventano anche parole. Come fare questo dentro la geografia è una pratica difficile, però è conoscere le città, provare ad andare oltre e apprendere, diciamo, da quegli aspetti che sono appunto dell'attivismo, della passione, della ricercatrice e dell'empatia, e coniugarli con quel rigore che è quel metodo di cui parlava prima Gabriella. Questo secondo me è una via per disinnescare i processi territoriali e far emergere quei luoghi dove queste diverse popolazioni si incontrano e dove raccontano invece un nuovo modo di pensare la città. C'era Igor Spano. Igor? Sì, mi sento. Ecco, ora ti vedo. Ok, sì, sì, sì. Bene. Dunque, io confesso ovviamente di conoscere pochissimo l'opera di Lidia Curti, però giusto per avere un dialogo con voi e avendovi ascoltato con molto piacere, è in particolare avendo ascoltato la professoressa De Spuches, la quale citava appunto questo racconto di Masvetha Devi, in cui la protagonista è questa giovane Draupadi che appunto vive una vicenda tragica legata appunto all'impegno politico naxalita e quindi al conflitto con lo Stato, ed è un conflitto che, come dire, si genera a partire da
varie specificità, l'essere donna, l'essere una combattente naxalita, l'essere anche un membro di un gruppo tribale, del gruppo dei Santal. Ora, a me quello che ha colpito moltissimo è non solo appunto questo insistere sulla dimensione appunto, come diceva la professoressa, della tortura, e quindi anche dell'esposizione, no? del corpo, del sangue, appunto del corpo violato, ecco. Ciò che mi aveva colpito era anche però il modo in cui avviene la crescita di questa donna, che da un impegno politico fatto anche di violenza, chiaramente, si giunge invece ad una, come dire, l'approdo è quello della non violenza, cioè non reagisco, o meglio, il silenzio, non ulteriormente alimentare attraverso una reazione la spirale appunto di violenza e di torture mi ha molto colpito. E mi aveva anche colpito il fatto che leggevo un po' degli interessi di Lidia Curti nei confronti del mondo indiano tramite Shakespeare, è di un regista come Peter Brooks, e allora mi si erano aperte una serie di, come dire, di finestre, perché appunto Draupadi, oltre ad essere la protagonista di questa breve storia di Mahasweta Devi, è anche una delle protagoniste del Mahabharata, opera epica tradotta in linguaggio cinematografico proprio da Peter Brooks. È dove Draupadi, al contrario della Draupadi di Devi, è invece una donna non solo fortissimamente caratterizzata all'interno del Mahabharata, ma tra l'altro, molti studi sono stati fatti in proposito, il fatto che Draupadi all'interno dell'epica, del poema epico, scelga il suo sposo attraverso un torneo, e Draupadi a scegliere Arjuna come sposo. E non solo, ma il fatto che Draupadi, scegliendo Arjuna come sposo, sposi a sua volta anche i fratelli di Arjuna, cioè sposa tutti e cinque gli eredi di Pandu, a sua volta è testimonianza probabilmente di un retaggio, di un possibile, come dire, di una possibile matrilinearità che era ancora presente in alcune regioni del nord dell'India, di cui abbiamo testimonianza proprio nel Mahabharata attraverso lo sposalizio di Draupadi con i cinque Pandava. E quindi appunto mi veniva da riflettere su questo contrasto fortissimo tra la Draupadi moderna e la Draupadi dell'epica indiana. L'altra cosa su cui riflettevo appunto era questa non reazione da parte della Draupadi moderna, che mi portava a pensare che forse uno dei, come dire, delle novità introdotte dal pensiero femminista, anche in rapporto a Marx, è proprio il rifiuto della non violenza. E non so se nel caso specifico e poi nell'approccio di Lidia Curti e nel suo interesse verso l'India non possa anche esserci come dire, una rilettura non solo del concetto dell'ANSA, ma in particolare delle pratiche gandhiane della non violenza, su cui si fonda in qualche modo l'India moderna, l'India appunto che raggiunge l'indipendenza e diventa una vera e propria nazione. Ecco, erano una serie di riflessioni che è anche un tentativo di dialogo, ecco. Ecco, lo sapevo io che non lo dovevo fare di parlare. Grazie intanto per avermi insegnato per prima cosa che sbaglio l'accento, ma insomma questo ci sta. No, grazie Igor, perché dai tuoi interventi imparo sempre un sacco di cose. Davvero, insomma, mi piacerebbe
che tu ci facessi a noi, studiando questi aspetti, un seminario, perché credo che davvero la tua competenza, la tua capacità e la passione, la curiosità di mettere insieme anche aspetti per te nuovi dentro una cornice per noi molto lontana sia fondamentale. Non so, non ti so dire, diciamo, se Mahasweta Devi è presa diciamo da questa idea di non violenza. Io quando ho letto, sicuramente lei gioca dentro la tradizione, ma Mahasweta Devi è anche una donna che a un certo punto decide di andare con i tribali, no? Non basta più scrivere, una donna che mette però al centro anche quell'altro aspetto, quello delle storie di donne, quelle donne, appunto, come dicevo, dentro il mio intervento, che non hanno posto all'interno di questa costruzione dell'India. E in realtà per me Mahasweta Devi è anche molto mediata dalla lettura di Spivak, ovviamente, che è una lettura potente. Però quello che trovo interessante è questo invece particolare interesse tra il corpo, no? E soprattutto la parte dei seni, no? Che ritorna spessissimo, e quel rapporto con l'India che molto spesso è corrotto dagli uomini, come per esempio anche in Imaginary Maps, in cui la protagonista di fatto non può che avere una fine tragica, che poi è in qualche modo risente dell'India stessa, cioè che è l'India stessa, per la disattenzione, per la mancanza, no, di ragionare, di pensare in un sistema che è profondamente maschile. Ora, io l'ho letto molto in questi termini. Non so. A me veniva in mente un'altra, non autrice, ma una cineasta, che è Dipa Mehta, e in particolare il primo film della trilogia, che è Fire, dove Dipa Mehta, tra l'altro attirandosi le ire di tutti i nazionalisti indù, rilegge la figura di Sita, che è in qualche modo il prototipo della donna virtuosa, fedele, disposta al sacrificio fino alla morte per testimoniare la fedeltà al marito, e che Dipa Mehta rilegge in chiave lesbica. E questo è un altro, secondo me, un'altra autrice indiana da tenere in grande considerazione, perché attraverso quella trilogia Dipa Mehta ci fa attraversare alcuni momenti fondamentali della storia indiana. Penso per esempio anche a Water, che affronta il tema drammatico delle vedove, soprattutto delle vedove bambine. Cioè, ognuno di questi film, secondo me, a proposito appunto del discorso del siamo tutte lesbiche, cioè questa prospettiva è una prospettiva che chiama a rompere con una tradizione in cui la donna da sempre è stata proposta attraverso due immagini: o l'immagine della moglie devota, ovvero invece attraverso l'immagine della dea, in cui gli aspetti materni e al tempo stesso ferini in qualche modo si combinano tra loro, e però appunto o la dea o la madre, ma non, di mezzo appunto non c'è altro. E quelle rarissime testimonianze che noi abbiamo si perdono appunto, soprattutto oggi, in cui c'è anche una rilettura politica dei testi antichi, dei testi della tradizione indiana, eccetera, eccetera. Io penso che
L'unica cosa che posso dire è che vorrei proporre agli organizzatori e quindi al Centro Zabut e al Museo delle Marionette degli incontri in cui tu ci racconti queste cose in maniera più sistemata, in modo che così noi possiamo davvero, io non lo penso per davvero, anche provare a mettere insieme, mettere a sistema, diciamo, queste altre letture partendo, diciamo, da una tradizione che appunto sicuramente personalmente non è nelle mie corde, ma che trovo affascinante e che, diciamo, ho trovato affascinante proprio quando ho iniziato a leggere Mashweta Devi, non soltanto le sue storie, ma anche la sua vita, il suo impegno e quelle, diciamo, quelle interviste di grande spessore. Cioè, a me sembra che lì siamo anche lì dentro, no? Cioè, quel tipo di donne che sono state razionali nel, diciamo, nei discorsi, ma al tempo stesso empatiche, ma al tempo stesso delle ricercatrici e delle attiviste. E quindi c'è quel profilo che sarebbe bello provarla a vedere meglio dentro quel mondo che probabilmente ad alcuni di noi manca. Quindi lo propongo agli organizzatori, caro Igor. Grazie di questo intervento e di queste tue riflessioni che sono senz'altro, a me mi attivano, vabbè, ste cuffie non le so usare, mi attivano, insomma, tutta una serie di pensieri e anche un desiderio di tornare su Mashweta Devi. Grazie. Ci sono altri interventi? Vediamo. Va bene, se non ci sono altri interventi, credo che possiamo chiudere qui. Io ne approfitto per ringraziare davvero ancora una volta tutti quelli e tutte quelle che sono connessi oggi per questo incontro, per ringraziare Giulia Despuches che appunto ha voluto costruire questo omaggio a Lidia Curti insieme. A tutti quelli che sono intervenuti, insomma, a tutta la costruzione in realtà che poi è stato questo seminario. Grazie ancora davvero, perché per noi era importante chiudere con questa riflessione, con questo omaggio a Lidia, e grazie ancora. Giulia, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Sì, vorrei appunto anche io ringraziare tutti i partecipanti, gli amici napoletani. Tra l'altro vedo che c'è anche Marta. Sappi, Marta, che Gabriella ti conosce bene, perché le faccio fare qualche volta qualche domanda sul vostro libro, tuo e di Ian. E insomma, secondo me anche lei avrà delle domande per te, quindi ti recupererà. Scusate questo breve intervento, ma vedere questi amici, insomma, in chat è una cosa che mi emoziona molto. Grazie a tutti e a tutte. Per me era importante fare questo omaggio in punta di piedi, come ha detto bene Gabriella, e anche senza tanti proclami, ma semplicemente, insomma, con una passione, come dicevo prima, di donne, di donne, di donne, ecco, in questa catena. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutte e tutti. Bel seminario, veramente. Grazie, grazie ancora. Grazie, ciao Giulia, grazie a tutti.